Bentornati ragazzi in questo nuovo video. Oggi vi farò la mia personale classifica dei 10 lottatori di arti marziali, secondo me, più forti di tutti i tempi. Dopo la sigla. Beh ragazzi, bentornati sul mio canale, io mi chiamo Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video senza essere interrotto dalla pubblicità. Il canale infatti non è monetizzato, è 100% gratuito, fatto da un amante delle arti marziali, per tutti voi amanti delle arti marziali. Se vuoi aiutarmi a supportare questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, beh, puoi farlo semplicemente iscrivendoti al canale, attivando la campanellina e non perderti nessuno dei miei video. Naturalmente ragazzi, se i video vi piacciono, condivideteli il più possibile e lasciate un commento, perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Beh ragazzi, partiamo con il video di oggi. Oggi voglio darvi la mia personale classifica dei 10 lottatori più forti, secondo me, di tutti i tempi. Prima di partire con la classifica, tanto lo so già che qualcuno magari poi nei commenti: non hai messo questo lottatore, ma come hai messo questo lottatore, dovevi mettere quell'altro e così via, tanto lo so già. Prima di tutto voglio dire una cosa importante: questa classifica che farò è una mia classifica personale. Seconda cosa, avverto subito che non prendo per mia esperienza personale, non prendo solo come validi lottatori che hanno combattuto e vinto tantissimi premi, ma andrò a pescare naturalmente anche dal cinema e anche da altri lottatori che secondo me meritano di essere menzionati, perché la loro bravura, così come riportata, naturalmente è indiscutibile. Quindi magari dopo non venitemi a dire: ma questo personaggio è un attore, ma questo personaggio non ha mai combattuto, questo personaggio non ha mai vinto niente, ma questo personaggio ha vinto questo ma non ha vinto quell'altro, perché, come ripeto, è una mia personale classifica. Quindi ho scelto questi lottatori che ho sempre seguito, che mi sono piaciuti, mi piace come combattono, mi piace magari come si muovono, mi piace anche magari per quello che hanno fatto per il mondo delle arti marziali. Beh ragazzi, quindi, come ripeto, questa è una mia classifica personale dei 10 lottatori più forti di tutti i tempi. Fermi però prima di partire un'altra cosa importante: i lottatori sono messi in una specie di classifica che dal decimo va verso il primo, ma sul primo ero assolutamente sicuro, ma nell'ordine nei quali mettere i restanti 9, beh, non ero molto sicuro. Quindi diciamo che sono messi in un ordine più o meno come ritenevo adatto, però ragazzi non sono messi proprio nell'ordine giusto, dal diciamo il decimo che dovrebbe essere quello più debole tra virgolette, fino ad arrivare al primo che dovrebbe essere più forte. Comunque non potevo elencarli tutti insieme, quindi partiamo dal numero 10 e saliamo fino al numero 1. Ma ora basta parlare, iniziamo dal numero 10. Al numero 10 ragazzi, probabilmente lo sportivo più conosciuto al mondo, Muhammad Ali, è stato nominato lo sportivo del secolo, un pugile, un peso massimo che non ha bisogno di presentazioni, soprannominato The Greatest, il più grande. Questo tremendo picchiatore l'ho inserito nella classifica perché combinava tantissimi elementi che a me piacciono molto. Era molto sciolto sul ring, era molto veloce, ma era incredibilmente potente. Quando c'era da andare a bersaglio, quando c'era la possibilità di colpire duro l'avversario, bene, Muhammad Ali riusciva a farlo in modo impeccabile. La sua sicurezza e la sua forza che mostrava entrando nel ring nel suo momento d'oro, ragazzi, è ineguagliabile. I suoi punti di forza naturalmente erano proprio questi: un incredibile gioco di gambe, riusciva a muoversi, a danzare intorno e davanti l'avversario con naturalezza fuori dal comune. E poi ragazzi, i pugni che non lasciavano scampo. Quindi Muhammad Ali, a mio avviso, non sto a elencare le vittorie, ma tanto se fate un giro trovate tutto il medagliere di Muhammad Ali, che è veramente invidiabile, un peso massimo degno di questo nome, un atleta veloce, potente, letale. Muhammad Ali è il lottatore che io metto alla decima posizione.
Posizione numero 9, il grandissimo Bruce Lee. Bruce Lee è generalmente indicato come il più influente artista marziale di tutti i tempi, ed è così. La sua carriera, pur breve che sia stata, ha lasciato comunque un segno incredibile. Metto Bruce Lee alla nona posizione, è vero, non abbiamo testimonianze di Bruce Lee che sia un combattente che abbia vinto chissà quali premi, ma un premio molto importante sicuramente l'ha vinto, quello di rimanere nella storia. I suoi film, pochi film, se volete anche non molto ben fatti, non sono l'unica ragione per cui Bruce Lee è amato ed è ricordato ancora oggi da tantissimi praticanti marziali, ma la sua devozione, il suo studio, il suo abbracciare filosoficamente le arti marziali a 360 gradi è stata sicuramente un'ispirazione per decine e decine di anni per tantissime generazioni di tutte le arti marziali. Lo metto nella mia classifica personale perché il suo modo di combattere è un modo che non poteva essere incanalato in un elenco preciso. Il suo stile spaziava a 360 gradi e tantissimi praticanti e maestri nel tempo hanno potuto prendere spunto dai suoi studi. Quindi Bruce Lee è il mio combattente preferito che va al nono posto. Come ho detto all'inizio della classifica, non attingo solo da chi ha vinto incredibili premi, ma anche di quelli che hanno fatto dell'arte marziale appunto un'arte. Ragazzi, per arrivare a questa posizione vi dico subito che avrei dovuto mettere Jackie Chan. Jackie Chan però sarebbe stata la scelta che tanti di voi avrebbero voluto sentire, mentre invece il mio lottatore preferito, il gemello di Jackie Chan, è Yuan Biao. Yuan Biao inizia lo studio delle arti marziali a 5 anni nella scuola di Pechino, la stessa scuola di Jackie Chan e Sammo Hung. I tre infatti si possono definire fratelli marziali. Ragazzi, ma Yuan Biao non ha fatto il successo che ha avuto Jackie Chan, è vero. Però ragazzi, le immagini di Yuan Biao che combatte tolgono ogni dubbio. Ragazzi, lui era veramente il migliore. Una conformazione fisica adeguata per lo stile che faceva, una velocità e una forza, e poi è stato uno dei primi a portare sullo schermo dei calci e delle evoluzioni che fino a quel momento, ragazzi, non si erano mai viste. Però ragazzi, guardate la demo di Yuan Biao e non potrete che essere d'accordo con me. Bene, andiamo avanti. Posizione numero 7, ragazzi, cominciamo a fare sul serio. Il mio lottatore preferito per la posizione numero 7 è Fedor Emelianenko. Nato nel 1976, questo ragazzone russo è veramente un picchiatore come non ne abbiamo mai visti. È rimasto praticamente imbattuto per un decennio e col suo fisico robusto, ma la sua tecnica micidiale, ragazzi, Fedor Emelianenko ha portato a casa dei risultati incredibili. I suoi combattimenti sono sempre stati uno spettacolo tecnico e magari qualcuno era portato fuori strada a vedere questo ragazzone dal fisico magari non proprio come sono abituati a vedere nell'MMA, questi fisici quasi da culturista. Beh, Fedor Emelianenko ha tutti gli elementi necessari per poter essere veramente un osso duro da buttare giù. Insomma ragazzi, se volete un'ulteriore prova del perché Fedor Emelianenko sia un lottatore veramente pericoloso, non vi resta che guardare questa piccola clip che ho preparato per voi. Oh.
Saliamo la classifica, ragazzi, troviamo un altro praticante di box. E chi se non il nostro incredibile Mike Tyson, Iron Mike. Non c'è bisogno che vi spieghi perché ho inserito Mike Tyson in questa classifica. È considerato uno dei pugili, uno dei migliori pugili di tutti i tempi. Nonostante la sua altezza non elevata per un peso massimo che supera di poco il 1,75 m, è al 16° posto nella classifica dei 100 picchiatori più forti di tutti i tempi. E quindi anche per me Mike Tyson, ragazzi, era un mito veramente. I suoi pugni alla dinamite demolivano completamente gli avversari. Nel suo periodo d'oro, ragazzi, sicuramente Mike Tyson è stato il pugile più pericoloso da affrontare su un ring. Quindi questa posizione se la merita in pieno per me Mike Tyson, uno dei lottatori più forti che sia mai esistiti. Non c'è bisogno che vi dica nient'altro, ma guardatevi questa piccola clip su Mike Tyson. Superiamo la metà della classifica dove, ebbene sì, ho inserito un karateka, probabilmente uno dei migliori karateka che abbiamo mai avuto. Sto parlando di Andy Hug. Andy Hug, ragazzi, questo karateka di origine svizzere, nato in Svizzera, veramente incredibile. Parte la sua carriera, inizia la sua carriera dal karate Kyokushin, sbaragliando tutti gli avversari. Da qui inizia a combattere poi in altre discipline. E ragazzi, che ve lo dico a fare? Andy Hug batte tutti i migliori al mondo. Lo fa con una potenza, ma allo stesso tempo con una classe incredibile. I suoi calci sono veramente storici. Il suo calcio ad ascia, ragazzi, ha fatto perdere le speranze a decine di lottatori. Andy Hug è stato uno dei più grandi lottatori di karate che abbiamo mai avuto. Purtroppo la sua carriera si interrompe molto giovanissimo perché muore a causa di una malattia molto giovane. Però ragazzi, dal karate alla kickbox al K1, Andy Hug ha dominato veramente il ring con una classe e una potenza fuori dal comune. Guardiamoci la sua clip. Arriviamo a un grandissimo lottatore che ho amato fin dalla sua prima apparizione, Kazushi Sakuraba. Questo ragazzo giapponese, nato nel 1969, è un artista marziale misto dal wrestling al grappling giapponese. Ragazzi, Kazushi Sakuraba è uno spettacolo sul ring. Combatte in numerose discipline, arriva anche nell'MMA, ma è ricordato per essere il cacciatore dei Gracie. I Gracie che con il loro jiu-jitsu piegavano praticamente ogni lottatore che entrava sul ring, furono a uno battuti tutti da Sakuraba. Però pensate che i suoi meriti marziali non finiscono qui. Infatti Sakuraba è un lottatore che ho inserito nella categoria perché ha fatto una cosa che mi ha fatto veramente sorprendere ai tempi. Ed è il fatto che ha incontrato e sconfitto avversari veramente di livello in competizioni che erano libere dal peso. Quindi lui ha affrontato personaggi come Ken Shamrock, battendo personaggi veramente letali, lottatori veramente forti per quei tempi, pesando anche 20-30 kg in meno. Ragazzi, è una cosa che non si vede tutti i giorni.
Ed è anche fantastico notare come ha dimostrato che il wrestler jiu-jitsu giapponese possa avere la meglio sul jiu-jitsu brasiliano, che in quegli anni lì veniva praticamente considerato l'arte marziale, il jiu-jitsu brasiliano, l'arte marziale più letale da portare sul ring. Se volete, in un certo senso, un personaggio anche degno di un manga perché riusciva a dare spettacolo con delle tecniche, con delle trovate incredibili. Insomma, ragazzi, Sakuraba, un lottatore che se non conoscevate dovreste recuperare e guardarvi i suoi incontri. Per capire di cosa parlo, guardatevi questa clip. They're starting to chop now with the kicks. Both men coming out kicking. Dominate the other in order to win. Nice. Oh, that was so tricky, the timing of that, because he waited till Vernon to get into a position where he looked like he's going to throw a kick, then he shot in. Perfect. Sakuraba was single leg takedown blocks. Nice. Let's see what he does now. Oh, Sakuraba ducking under a faked kick, going for a takedown. Oh, and there he goes. Double palm strikes. Sakuraba punching away. Oh, there was that suplex. Time release. Knockout. Speaking of the back. Oh my God. Beautiful back kick. Spinning back kick. Went down on it. Had a little bit of a time delay there. That was a textbook. Spinning back kick. Sakuraba trapping the leg. Sakuraba going down. Nice. Oh, that was beautiful. Oh, bene, ci stiamo avvicinando alla fine della classifica. Frank Shamrock, questo lottatore, quando io ho iniziato a guardare gli eventi del Free Fight, che poi si è trasformato in MMA, tantissimi lottatori erano veramente forti. Frank Shamrock è un lottatore che veramente mi è piaciuto subito, fin dalla sua prima apparizione. È stato in passato definito il lottatore del decennio nel settore MMA e pensate, è riuscito nell'impresa di battere Kevin Jackson per il titolo di UFC in soli 19 secondi. Un artista marziale versatile, pericolosissimo sia in piedi, sia a distanza ravvicinata, sia a media distanza, sia a terra. Ragazzi, con Frank Shamrock c'era poco da stare tranquilli. Però, ragazzi, guardatevi i suoi combattimenti, guardatevi le sue vittorie e non potrete che rimanere affascinati da questo lottatore. Beh, ragazzi, posizione numero 2. La posizione numero 2, simbolicamente parlando, l'ho dedicata all'unica donna di questa classifica. Questo perché a volte alcune persone hanno una marcia in più ed è il caso di Amanda Nunes. Amanda Nunes, ragazzi, di origini brasiliane, lottatrice di MMA, ragazzi. Quando Amanda entra nel ring, di sicuro si scatena un terremoto. Veloce, potente, precisa, sia in piedi che a terra. Una lottatrice completa e veramente fantastica. È la lottatrice che io ho scelto per la mia seconda posizione. Ha battuto praticamente tutte le migliori lottatrici del circuito ed è considerata una delle lottatrici più forti di tutti i tempi. Beh, se volete capire perché, guardate questa clip. Nunes is a beast. Oh, that's it. And that's it. No, stop.
Another stoppage win for the budding contender, Amanda Nunes. She's got one hook in. Trying to She's got a choke shot. She's got the choke. Hit it all over. Ragazzi, al primo posto, molti anni fa ho letto un libro che parlava della storia della box dai suoi albori. E nel periodo d'oro della box, quando la box era veramente uno sport violento, quando i combattenti lottavano senza guantoni, su dei tavolati di legno, senza ring, senza differenze di peso, molti lottatori morivano, molti lottatori rimanevano con dei danni fisici permanenti a causa di questi scontri, beh, ci voleva veramente un grandissimo coraggio. Pensate a un lottatore che riesce a salire numerose volte sul ring nel corso degli anni e vincere di continuo. Beh, questo lottatore è Daniel Mendoza. Un lottatore londinese nato nel 1764. Daniel Mendoza mi piace perché è praticamente l'inventore del combattimento scientifico. In quegli anni lì i lottatori si affrontavano in delle prove di forza brute e di violenza veramente inaudite. Beh, Daniel Mendoza portò avanti degli studi marziali sull'arte e mise a punto la box scientifica che ancora oggi viene praticata. Pensate che, non essendoci limiti di riprese, Mendoza diventò campione battendo il suo avversario in 52 riprese, ma non era raro arrivare anche a 70-80 riprese. Il combattimento andava avanti finché uno dei due non poteva più continuare. Ragazzi, Mendoza ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Fu addirittura chiamato a colloquio da il re Giorgio III in persona. In suo onore si sono scritti delle canzoni, in suo onore si sono scritte delle rappresentazioni teatrali. 1,70 m per una settantina di chili. Sviluppò e studiò e mise a punto nuove tecniche di guardia, nuove tecniche per colpire sia di sinistro che di destro, quando sul ring riusciva a mandare al tappeto avversari molto più forti e molto più grossi di lui. Beh ragazzi, il video finisce qua, spero che questo video, questa mia classifica vi sia piaciuta. Ragazzi, parliamone nei commenti, sicuramente sono rimasti fuori tantissimi lottatori che erano degni di apparire in questa classifica, ma questa, come ripeto, è la mia classifica personale dei lottatori che mi sono piaciuti di più nel tempo, ognuno per i suoi motivi che si porta dietro. Mi raccomando ragazzi, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, condividete i miei video e lasciate un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Ci vediamo al prossimo episodio. Domani Gatto!